Siamo a Budapest, aprile 2007, nell'Istituto di Cultura della Polonia in Ungheria. La maggior parte di queste opere esposte sono di proprietà del collezionista Emilio Ozzini e si tratta di un'importante mostra del grande pittore esule polacco Gabriel Morvai. La grandezza di questo artista è indiscutibile, possiamo dire in continua ascesa e a livello internazionale. Più lo si studia e più è grande, lo testimoniano eventi di questa portata, con tanto di ambasciatori e direttori di musei. Emilio Ozzini è sicuramente il più importante collezionista di opere di Morvai in Italia. Ha conosciuto personalmente l'artista nel suo soggiorno a Casalmaggiore e ne ha intuito da subito la grandezza. Guardare anche così, secondo me questo qui è di una bellezza. Aspetta, assoluta. È una danza, una danza, sì, sì. Nel 1976 ho visto per la prima volta i quadri di Morvai. Erano esposti all'albergo Il Bersagliere ed erano appoggiati su dei tavolini accostati al muro. La luce era bassa e non mi permetteva di distinguere bene i colori e le figure. Il professor Pier Andrea Boles spiegava ai pochi visitatori la tecnica del pittore. Morvai se ne stava seduto in disparte, fumava e sembrava assolutamente non interessato all'avvenimento. Ho pensato che sarebbe stato opportuno tornare da solo per concentrarmi e capire qualche cosa di più. In quel momento non riuscivo a distinguere e a comprendere se fossero troppo brutti o troppo belli. Il giorno dopo sono tornato e sono diventato un collezionista. È Joaquín Sala Sanahuja, che ha scritto la prefazione alla Chambre de Pauline, dice che Morvai, quando ritraeva qualche persona, si concentrava tanto, talmente tanto, che sembrava come un Mefistofele che estraesse il sangue e con il sangue i pensieri della persona da ritrarre. Emilio Ozzini non si limita ad essere solo un collezionista che cerca opere sul mercato. Collabora con istituzioni nazionali e internazionali e con critici importanti, come la professoressa Maria Balzac, rettore dell'Università di Girona in Spagna, una dei massimi critici d'arte spagnoli e sicuramente la studiosa più importante dell'opera artistica di Gabriel Morvai. Nel 2001, a Sabadell, vicino a Barcellona, dove Gabriel Morvai è morto nel 1988, gli è stata dedicata una piazza. Ce ne parla Joana Masgrau, compagna di Morvai a Parigi negli anni 60. C'era gente che l'appreziava qui, no? Era gente che l'appreziavano e che hanno voluto che lì avesse un ricordo qui. Oltre a dedicare una piazza al pittore, è stata allestita nella bella sede storica della Caissa de Sabadell una mostra antologica importantissima per la conoscenza dell'opera di Morvai. E da lì è iniziata la scoperta di un grande artista del Novecento europeo. Per questa mostra antologica è stato realizzato un catalogo molto importante per la qualità e la quantità dei contributi critici. Emilio Ozzini è un protagonista di questa importante iniziativa diretta da Maria Balzac, prestando importanti opere del periodo italiano e in particolare del periodo di Casalmaggiore, e contribuisce anche al catalogo raccogliendo testimonianze di intellettuali che avevano conosciuto Morvai nelle lunghe sere che passava nei bar di Casalmaggiore. Nel 2003 a Cremona, un'importante mostra di portata internazionale, titolata Modernismo e Avanguardia, Picasso, Miró, Dalí e la pittura catalana, è l'occasione che permette anche una mostra di Morvai con il titolo Gabriel Morvai tra la Catalogna e Cremona. Viene realizzato un bel catalogo edito da un editore di prestigio, Schirà, il primo catalogo importante in lingua italiana sulla figura di Gabriel Morvai.